dico grazie a Nino, ma è lui che mi ha dato questo libro. Sono delle poesie scritte dai prigionieri di Guantanamo. Questa è di Martin Mubanka. Mi dispiace, fratello. Le catene bloccano le mie mani e l'acciaio circonda il luogo dove dormo. Mi dispiace, fratello, non poter aiutare i vecchi o la vedova o il piccolo bambino. Non considerare la morte di un uomo come un segno di sconfitta. L'unica vergogna è tradire i tuoi ideali e non riuscire a tener fede in ciò in cui credi. Questo invece me lo ritrovavo nella mia borsa perché lo porto con me ultimamente come una piccola Bibbia laica. Ed è di Pasolini, sono le lettere luterane. Un avvertimento, lui nel passo che leggerò usa il termine democristiani, ma è stato scritto nel 75, ma se sostituite questo termine con l'equivalente di oggi funziona in un modo sconvolgente. I potenti democristiani che in questi anni hanno detenuto il potere dovrebbero andarsene, sparire, per non dire di peggio. Invece non solo restano al potere, ma parlano. Ora, è la loro lingua che è la pietra dello scandalo. Infatti, ogni volta che aprono bocca, essi, per insincerità, per colpevolezza, per paura, per furberia, non fanno altro che mentire. La loro lingua è la lingua della menzogna. E poiché la loro cultura è una putrefatta cultura forense e accademica, mostruosamente mescolata con la cultura tecnologica, in concreto la loro lingua è pura teratologia. Non la si può ascoltare, bisogna tapparsi le orecchie. Il primo dovere degli intellettuali oggi sarebbe quello di insegnare alla gente a non ascoltare le mostruosità linguistiche dei potenti democristiani, a urlare a ogni loro parola di ribrezzo e di condanna. In altre parole, il dovere degli intellettuali sarebbe quello di rintuzzare tutte le menzogne che attraverso la stampa e soprattutto la televisione inondano e soffocano quel corpo del resto inerte che è l'Italia. Invece, quasi tutti gli intellettuali all'opposizione accettano sostanzialmente quello che accettano i potenti democristiani. Essi non sono affatto scandalizzati dalla mostruosità della lingua dei potenti democristiani. Il mio sogno nel nostro rapporto pedagogico, caro Gennariello, sarebbe quello di poter parlare napoletano. Purtroppo non lo conosco. Mi accontenterò dunque di un italiano che non abbia nulla a che fare con quello dei potenti e degli oppositori. Ugualmente